voi per la strenua resistenza, è vero che indossa la divisa e direi ontologicamente abituato alla sofferenza, insomma, poi mi sono toccati convegni ben più pallosi di questo, insomma, ringraziate Dio, siete qui, insomma, mi è andata abbastanza bene. Però gli amici civili che non sono temprati in questo modo stanno anche soffrendo, anzi, quello un piccolo chiarimento, tanto come trasparenti, il motivo per cui state soffrendo in questa giornata di calore è legata a un vile contenzioso, perché questo è un paese dove si litiga. C'è un signore, parrebbe voce, addirittura abusivamente collocatosi a pochi metri dalla scuola, che ha fatto causa alla scuola per immissioni acustiche, cioè i nostri impianti di climatizzazione turberebbero i sonni di questo signore, e ha vinto, pensate un po', ecco, per il momento, insomma, confidiamo nei potenti mezzi dell'avvocatura dello Stato, ecco, per un appello dignitoso che consenta di refrigerare i milioni di dipendenti che verranno nei prossimi anni presso la SNA. Mi tocca l'ultimo intervento, di solito, l'ho detto anche qualcuno dei relatori, è prassi nei convegni che quando si presenta un libro l'autore debba tacere, non ho mai capito questo perché, insomma, anche perché poi si ha, alcune volte non partecipa proprio, è stato detto da qualcuno, e quindi si ha l'idea di questo autore come un anziano ingobbito dalle sofferenze dello scrivere, si ha una visione quasi antropomorfa, mezzo uomo, mezzo libro, ecco, invece cerchiamo, quando invitiamo gli autori in questa scuola, anche di farli parlare, perché spesso si ha qualcosa da dire. Allora, quello che c'è da dire, e sarò breve per premiarvi anche per la vostra resistenza, sono le novità che ha introdotto il cosiddetto decreto Madia di qualche ora fa, di qualche giorno fa, al sistema di pubblico impiego, e questo è importante anche per le carriere non privatizzate. Perché? Perché sono spunti quelli che vengono dall'impiego privatizzato da recepire con i dovuti distinguo anche in altri ordinamenti. Anzi, questo colgo l'occasione della presenza del consigliere Mosca per dare un'anticipazione: noi cureremo assieme un'opera, così ti vincono e non puoi più tirarti indietro. Cureremo insieme un'opera dedicata ai sistemi disciplinari nelle forze di polizia, prendendo spunto da un'egregia tesi che è stata sviluppata presso la scuola di perfezionamento delle forze di polizia. Faremo uno studio che non è mai stato fatto, uno studio sistemico sui sistemi disciplinari nelle forze di polizia, partendo dai concetti di etica di cui il consigliere Mosca maestro, e parleremo dell'etica di chi porta una divisa e le ricadute disciplinari per chi viola queste regole. Chiarito questo, breve sintesi dei punti salienti della riforma Madia. Allora, il primo punto che è stato toccato e su cui dovete stare in campana, amici degli UPT, sono i termini. I termini per la contestazione dell'addebito, attenzione, vi sto commentando la versione di maggio, non quella di febbraio, sembra strano, ormai noi commentiamo i testi in itinere, evitiamolo questo, io lo faccio semplicemente perché questo farebbe quello buono, nel senso che l'ha votato il governo e quindi salvo falso in atto pubblico, insomma il testo cosiddetto uscito dalla delibera del governo dovrebbe essere quello che va in gazzetta, dico dovrebbe perché la letteratura e la leggenda narra anche di mutamenti anche quando si va dalla Z al poligrafico al governo, comunque noi ipotizziamo che sia quello che sta un po' circolando. Cosa dice questo testo sui termini? Non ci saranno più 20 o 40 giorni per la contestazione, ma 30 e 120 per la chiusura. Inizialmente erano 90, li hanno per fortuna lasciati a 120. Non vi tratto in questa sede di essa quo, di essa ad quo, ma ne ha già parlato la Cassazione, sezione lavoro, gli approdi della Cassazione dovranno solo essere adattati a questi termini diversi, 30 per la contestazione, decorrenti dalla conoscenza piena, 120 per chiudere. Questi termini che natura hanno? Chi mi ha preceduto ha richiamato un passaggio basilare della riforma Madia, dove si dice che i termini hanno natura, sintetizzo, ordinatoria, purché non sia violato il principio di tempestività e il diritto alla difesa. Nella versione di maggio hanno poi aggiunto, ferme restando la natura perentoria per questi due termini che vi ho citato. Che significa allora?
perché di solito compromesso all'italiana, siccome lottavano le due fazioni, gli amici del termine ordinatorio, come il presidente della scuola che ha difeso strenuamente questa tesi, e i nemici, cioè quelli della natura perentoria, cioè io, hanno fatto un compromesso storico, hanno detto che sono perentori quello iniziale e quello finale, gli altri sono ordinatori, cioè era già così prima, cioè tutti i termini infraprocedimentali erano già ordinatori. Semmai il problema serio riguarderà, e qui peccato che il presidente di Cervo è andato via, perché così si avvantaggiava sul lavoro e stava a riflettere sin da adesso, perché questa rogna prima o poi arriverà. I problemi riguardano i termini che ha lambito la professoressa Lo Storto sul rapporto penale disciplinare, perché nel pubblico impiego privatizzato sono stati fissati un termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza con un rinnovo della contestazione dell'addebito per riattivare l'azione disciplinare e 120 per chiudere. Questi termini che natura hanno? La legge si è scordato di dirlo. Allora, siccome la regola generale è che sono diventati ordinatori, diventano ordinatori anche questi. Questi erano perentori prima e lo sanno tutti, anche gli amici della polizia, perché voi avete un termine sostanzialmente identico, l'articolo 9 della legge 19 del 90 e poi nella 97 del 2001, i famosi 90 più 180 o 180 più 90, lì giurisprudenza marmorea, sono perentori. Anche l'impiego pubblico privatizzato erano perentori, oggi parrebbe che diventano ordinatori. La Cassazione, l'ardua sentenza su questo punto, perché su questo punto poi annullano le sanzioni, perché quando si va davanti al giudice del lavoro le cause si vincono e si perdono al 90% sui termini, i fatti sono storicamente certi, che li ha commessi Rossi è certo, l'UPD è quello. L'unico sistema per cavarsela qual è? Lo sforamento del termine, e qui vi rientrano in servizio assenteisti, tangentisti, stupratori di pazienti sotto anestetico negli ospedali, maestri pedofili. Questa è la realtà giudiziaria che ha fotografato proprio la Corte dei Conti in alcuni agghiaccianti referti al Parlamento su cosa non va del sistema disciplinare. Il 90% degli annullamenti è per sforamento dei termini, per motivi di questo tipo. Quindi benvengano i termini ordinatori, che però diventano poi uno sbraco per l'amministrazione, e quindi hanno fatto bene a confermarli perentori, quello iniziale e quello finale. Quindi il messaggio è: nel pubblico impiego privatizzato il termine di 30 e 120 per la contestazione e la chiusura sono perentori, lo ha detto la riforma Madia. Un'altra novità della Madia basilare, l'ho già accennato ma lo ribadisco, è il riparto di competenze tra capostrutture e UPD. L'unico errore commesso dalla riforma Brunetta, alla quale mi onoro di aver contribuito da tecnico, ecco, non da politico, perché con la politica ho poco a che spartire, ecco, l'unica palla corta di quella riforma del 2009 fu risaltare la funzione del dirigente dandogli troppo potere disciplinare, fino alla sospensione, fino a 10 giorni, cioè la maggior parte degli illeciti è di fascia bassa, quindi li doveva trattare il capostruttura e quindi non li trattava, con le dovute eccezioni, per buonismo, tolleranza, benefreghismo, incompetenza, perché non è laureato in legge, è un professore di medicina, è un architetto, è un astrofisico, è un botanico, e chi se ne frega, se sei dirigente devi saper fare i procedimenti disciplinari. Siccome non li fanno, con le dovute eccezioni, bene ha fatto la riforma Madia, e quindi i suoi tecnici vanno elogiati in tal senso, a ridare addirittura più del passato poteri all'UPD. Oggi il capostruttura, cioè il dirigente capostruttura, da solo il richiamo verbale, il resto va tutto all'UPD, che notoriamente ha una maggiore competenza specialistica e anche una maggiore terzietà e serenità di giudizio, non nell'accezione processual civilistica. Distanza dai fatti, ecco, quindi indipendenza, e in questo plaudiamo alle meritevoli iniziative di alcuni comuni che addirittura fanno in convenzione degli UPD in convenzione tra più enti, cosa che vi suggerisco soprattutto per gli enti medio-piccoli di fare, questo favorisce la specializzazione, favorisce il distacco dei fatti e quindi maggiore terzietà.
hanno solo fatto una fesseria a scrivere a costo zero, perché piace inserire sempre questa clausola a costo zero, cioè un comune fa i procedimenti per tutti però a costo zero, e a zero si ottiene zero, cioè perlomeno le spese vive andavano rimborsate perché a costi fare i procedimenti disciplinari. Quindi secondo me, spero che anche la Procura della Corte dei Conti concorderà, se ci sono dei pagamenti per l'attività resa dei componenti dell'UPD, insomma non è danno erariale, insomma l'abbiamo detto qua in contesto didattico, però potremmo anche ripensarci in altra sede. Vabbè. Un'altra regola basilare della riforma Madia, il monitoraggio da parte dell'Ispettorato della Funzione Pubblica, visto che sono molti amici della funzione pubblica, che vigileranno sull'andamento dei procedimenti, vanno segnalate le iniziative e le conclusioni dei procedimenti, anche se fossero archiviazioni, all'Ispettorato della Funzione Pubblica. Punto successivo, ma che poteri ha poi questo ispettorato? La norma nulla dice sul punto, e quindi dovrebbe essere una funzione pungolatoria, cioè io prendo tutti questi dati, che faccio? Me li tengo nel terminale del computer? No, sarebbe una norma stupida in questo modo. E dovrebbe essere allora l'ispettorato poi a segnalare a chi di dovere significa i dirigenti sovraordinati a quelli rimasti inerti o che hanno archiviato immotivatamente o che si sono fatti sforare i termini, per iniziative disciplinari, o addirittura la Procura della Repubblica se ci sono fatti di reato, cioè inerzie dolose, oppure la Corte dei Conti, perché attenzione, non licenziare un dipendente, qui abbiamo nuovi scenari persecutori per la Corte dei Conti, non licenziare un dipendente significa continuare a pagare stipendio, pensione, buonuscita, anzi vi dico di più a proposito della pregiudiziale penale, il non licenziare subito, e come capita per i poliziotti, i carabinieri, significa che aspettare l'esito del penale significa che nel frattempo matura il diritto a pensione quella persona. Se invece uno lo stecca e lo sbatte fuori subito, non maturerà il diritto a pensione. Se non lo dico in un'ottica persecutoria, dico solo che una persona che fa cose molto brutte, roba da licenziamento, non ha diritto neanche più al trattamento pensionistico, e questo anche se cessa volontariamente dal servizio. Qui Valentina ha ben richiamato le norme già brunettiane, oggi Madia, sull'esercizio cosiddetto postumo dell'azione disciplinare anche se uno cessa dal servizio. Questa è un'altra norma che va esteso in tutti gli ordinamenti, compreso, amico Dino, per i magistrati, perché non c'è cosa più laida per il magistrato di dimettersi quando è sotto procedimento disciplinare destinato alla destituzione, perché si dimettono. Il CSM, con una giurisprudenza tralaticia, ma non per questo giusta, sbagliata, avallata dalle sezioni unite della Cassazione, persevera a dire che c'è la cessata materia del contendere, e quindi questi rimangono come verginelle e si vanno a iscrivere all'albo degli avvocati. Questo è paradossale, cioè magistrati autori di fatti gravissimi si dimettono, non vengono puniti e vanno a fare gli avvocati. Questo deve finire, va cambiata questa giurisprudenza che è interpretabile in modo sistemico, sapendo che in altri ordinamenti, compreso quello degli amici avvocati, gli avvocati vietano la cancellazione dall'albo, il transito in altro ordine, se un avvocato lo chiede ed è sotto procedimento disciplinare. Che si prenda esempio degli avvocati. Un altro punto della riforma Madia molto importante, la riattivazione dopo il penale. Cosa bisogna attendere del penale nelle rare, oggi rare, ve l'ha detto Valentino Lo Storto, ipotesi in cui opera la pregiudiziale penale? La pregiudiziale penale è stata superata di regola, ma rimangono delle eccezioni, cioè quando il fatto è complesso, arrestano un dipendente, non so, per associazione esterna di tipo mafioso, che fai, lo licenzi, e chi l'ha detto che è un mafioso? Sarà più difficile per il povero PM dimostrarlo, figuriamoci per l'UPD. Un medico sbaglia un intervento in sala operatoria, che fa l'ASL, lo licenzia, e chi l'ha detto che è colpa sua? Potrebbe essere anche concausato da altri fattori, o è morto di morte naturale, solo all'esito di un lungo processo penale con CTU o luminari del diritto si accetta che questo medico è un gran cialtrone, lo si licenzia. Quindi ci sono casi in cui la pregiudiziale penale deve operare. Problema,
che cosa dobbiamo attendere dal penale per riattivare l'azione disciplinare. E qui la riforma Madia, e ne sono molto orgoglioso perché mi sono battuto in contesti didattici e scientifici per questa norma, afferma, a mio avviso, un principio già immanente però nel sistema, ovvero che si può riattivare l'azione disciplinare non necessariamente dopo il giudicato penale, ma anche dopo una sentenza di primo o di secondo grado, cioè se è convincente, se è robusta, se è ricca di conferme testimoniali, 100 persone affermano che ha fatto quella cosa, perché devo aspettare la Cassazione? Quindi questa norma Madia, personalmente la interpreto come norma interpretativa e non innovativa, quindi opera ex tunc, anche prima era così, però oggi lo dice a chiare lettere e quindi eviterà tanti contenziosi. In sintesi, riattivate l'azione disciplinare anche dopo sentenze di primo o secondo grado convincenti. Parlo ovviamente dell'impiego privatizzato, in altre carriere non è così purtroppo. Un'altra ipotesi molto importante, che qui purtroppo è una critica che muovo alla riforma Madia, che è stata un po' intimorita dal Consiglio di Stato. Voi sapete, il Consiglio di Stato ha espresso un parere un po' pesantuccio sulla riforma Madia, ammazzolata, è una riforma che è stata ammazzolata da tutte le magistrature, dalla Corte Costituzionale al Consiglio di Stato. Questo accurato parere, che chi l'ha redatto, insomma, è gente che ne capisce, per fortuna siamo ancora teste pensanti in Italia, il Consiglio di Stato è una di queste, ha espresso dei rilievi molto pertinenti, quasi tutti condivisibili. Ad esempio, è scomparso nella versione finale della riforma Madia la felice norma di cui possiamo attribuire anche la paternità, perché bisogna anche dare i nomi e i cognomi ai tecnici che hanno partorito. Ecco, il presidente di questa scuola era nella commissione Madia e insieme ad altri validi tecnici che abbiamo, tra l'altro come l'amico Talamo che è in sala, avevano partorito una norma molto importante. Sulla falsariga e quasi scimmiottando l'articolo 21 octies della 241, la regola della salvezza dello scopo, avevano introdotto il seguente principio, che se c'è un vizio formale nel procedimento disciplinare, quelli di solito portano all'annullamento, però lo scopo è stato raggiunto, cioè qual è lo scopo? Garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa. Ecco, se tutto questo è rispettato e soprattutto, ecco, è violato il principio, non è violato il principio di proporzionalità, la sanzione finale resta valida. Ora, nella versione che voi trovate nel testo Madia, c'è scritto scompare questa norma, e in particolare il problema particolarmente grave, sapete quando? Quando c'è il problema della sanzione sproporzionata. Questo è un problema che tocca un po' tutte le carriere qui presenti. L'avvocato, quando impugna una sanzione, o fa valere vizi formali o fa valere un vizio sostanziale. Questo vizio sostanziale qual è? Il difetto di proporzionalità, è eccessiva. Cosa aveva previsto la bozza di febbraio? Che se la sanzione è eccessiva, il giudice te l'annulla, però l'amministrazione ha il potere di ritornare su quel procedimento emendandolo da questo vizio, cioè ti dà la giusta sanzione. Questa encomiabile previsione è scomparsa nella versione finale. Perché? Perché si sono spaventati del parere del Consiglio di Stato, che ha detto una cosa sbagliata, che in questo modo si rischia di cadere nel ne bis in idem. Ecco, questa è una fesseria. Perché? Perché il ne bis in idem significa applicare due volte due sanzioni per lo stesso fatto, ma qui il fatto è il medesimo, la sanzione è una sola, cioè tu ritorni sullo stesso fatto per applicare la giusta sanzione. Del resto la Cassazione lavoro nell'impiego privato ha più volte detto che non c'è un problema di tempestività, perché l'azione è stata ormai tempestiva, è solo sbagliato nell'individuare la giusta sanzione, quindi riadottala emendata da questo. Allora, il problema che si pone, per essere pratici per gli amici dell'UPD, che si fa oggi se vi hanno annullato una sanzione per difetto di proporzionalità, visto che non è stata inserita questa norma nella versione finale del testo Madia? Allora, prima soluzione,
molto formalistica, ed è quello che purtroppo accade per le carriere in divisa, tutela solo demolitoria, si va dal giudice e il giudice ordinario, come il TAR, annulla la sanzione di cuccate impunito questo delinquente che avete punito in modo eccessivo. Soluzione B, e qui si apre alle tesi dottrinali, ma anche giurisprudenziali, il famoso potere di conversione da parte del giudice. Hanno messo, di questo sono contento. Ecco, allora questa norma, vedete, ha risolto. Di questo sono contento, perché nella versione che invece io avevo avuto, ecco, qui circolano ancora le bozze, vediamo però in gazzetta cosa andrà. Su questo state un po' incampati, perché io invece ho un testo dove non compare questa norma. Se comparisse, il problema è risolto. Se non comparisse, abbiamo il problema di quale potere può esercitare il giudice, cioè se le parti vi prestano consenso, può il giudice derubricare la sanzione? Io ho un altro, questo per me può andare bene, ne sono contento, quindi se questo è il testo che andrà in gazzetta, non ci sarà più alcun problema, perché potrete riadottare la sanzione emendata da questo vizio di difetto di proporzionalità, e ne siamo tutti contenti. Sì, però c'erano due tesi: se lo poteva fare l'amministrazione oppure lo può fare il giudice. Dare al giudice questo potere non è una cosa così scontata, perché il giudice si sostituirebbe all'amministrazione in un potere di amministrazione attiva. Ecco, aspettiamo però cosa andrà in gazzetta su questo punto. Un ultimo punto, che a mio avviso è un po' infelice, è un'osservazione un po' di nicchia, però so che qualcuno di voi appartiene anche al MIUR, al Ministero dell'Istruzione. Si poneva un problema di competenze punitive per i poveri presidi. I poveri presidi, a cui ho dedicato anche un volume, sono una delle dirigenze più impegnate, fanno un sacco di cose: gare, appalti, accessi, anticorruzione, e poi soprattutto hanno a che fare con genitori, altro che alleanza scuola-famiglia, hanno a che fare con studenti, quindi è la dirigenza più oberata in assoluto, che lavora 7 giorni, peggio dei carabinieri, 7 giorni su 7, per 2200 euro, che è una vergogna, perché hanno uno status dirigenziale e una retribuzione che è la metà. Ora, chiuso il pistolotto sindacalese a loro favore e venendo ai profili disciplinari, la versione finale del testo Madia ha fatto chiarezza sulle sanzioni, sul riparto tra competenza del preside e competenza dell'UPD. Vi segnalo questa, che è una profonda anomalia, cioè il preside è l'unico dirigente che continua anche dopo la riforma Madia a dare sanzioni fino alla sospensione fino a 10 giorni, come accadeva in passato per tutti i dirigenti. Oggi tutti i dirigenti danno solo il richiamo verbale, solo il dirigente scolastico darà sanzioni con sospensione fino a 10 giorni. Conclusione di questo nostro incontro: i governi si affannano negli ultimi anni a partorire norme in materia disciplinare. Io capisco le regole della politica, sono quelle del consenso, e quindi vedere persone, ecco, come questi che vedete alle mie spalle, che fanno queste peggiate plurime, ma sono cose piccole, ci sono cose anche più grosse, merita una reazione interna a questo. Il problema è che queste continue modifiche, secondo me, creeranno molto contenzioso. Ciò che non capiscono i nostri governanti è che in questo paese c'è bisogno di stabilità normativa. Questa serie continua e ininterrotta di modifiche crea confusione, crea regimi intertemporali che poi la funzione pubblica deve risolvere con delle circolari, direi, ortopediche. Perché? Perché il legislatore si dimentica di fare norme transitorie. E allora tutto questo non funziona bene. Ciò che, di cui abbiamo bisogno, ma vale per la materia disciplinare come per altri campi, è la stabilità normativa. L'unico vantaggio di questa riforma Madia, a mio avviso, è stata quella di avermi consentito di scrivere questo libro e di presentarlo. Vi ringrazio.